Comode signore, comodi signori, comode ragazze, nonché comodi ragazzi. Anche per quest'oggi ha avuto inizio il programma Parola Mia, fatti e misfatti del mondo che ci circonda, dallo studio numero 1, il number 1, di Radio Discussione con voi e naturalmente per voi Sandro Salidu. L'ospite di turno è Giovanni Cardone. Buongiorno Giovanni, a te il microfono, prego. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti i radioascoltatori del web. Iniziamo a parlare oggi e parleremo dell'arte povera. La definizione di arte povera viene data dal critico Germano Celan nel 1967 per indicare le ricerche di un gruppo di artisti che usano in modo diversificato materiali tutti legati alla tradizione dell'arte, come legno, carta, brandelli di stoffa, gesso, pietre, quindi oppure elementi che la terra, l'acqua e il fuoco. Quindi si tratta di un processo creativo che mira a ricoprire quelle forze profonde dell'immaginazione che rimangono quindi inespresse attraverso un viaggio alle origini della facoltà percettive. Con il termine povertà dell'arte si intende dunque recupero il valore primario dei materiali vissuti nel rapporto diretto con la vita quotidiana e percepiti nella loro forma originaria, fuori dall'uso del significato assunto nella società dei consumi. Il carattere di queste ricerche è inizialmente legato all'idea di un tempo precario che coincide con l'evento espositivo, quindi, ed è connesso alla natura sempre diversa dei materiali dell'artista. Nel dibattito critico si parla infatti di azioni povere che si presentano e si consumano di fronte allo spettatore mostrando aspetti formali di comune osservazione rispetto ai quali non si porta abilmente a trazione, per esempio il modo e il tempo in cui si consuma una candela. Gli artisti Michelangelo Pistoletto, uno dei grandi, Pino Pascali, Cunellis, Mario Caroli, Pietro Gilardi, Giovanni Anselmo, Lucio Fabbro, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Gilberto Giorgio, e Emilio Prini, Pasquale Calzolari, quindi Giuseppe Pennone e tanti altri, tra cui Gianni Piacentino. Si allontana dalla percezione dell'oggetto artistico come fatto conclusivo, definitivo, codificato, attraverso diverse procedure visive e si recuperano gli aspetti manuali e artigianali del fare arte, dichiarano che esse è un esercizio irrepetibile, quindi simultaneo alla vita, presente nel flusso dell'esistenza. Il repertorio delle immagini è variante, quindi è articolato e comporta un mutamento dell'esperienza di chi osserva un'opera d'arte. Gli esempi sono molteplici. Si passa da tre modi di mettere le lenzuola, quindi di Fabbro, i tappeti natura di Gilardi, dalla balla di fieno presentata da Pascali, alle fascine, quindi con i quali Mario Merz invade lo spazio attraverso il movimento a spirale. Lo stravolgimento delle immagini artistiche si può ulteriormente toccare di fronte alle colonne
di stracci di Pistoletto, una delle famose opere di Michelangelo Pistoletto, e a quelle di Carta, di Boetti, le scritte di Calzolari, le tracce cristalline di sale depositate da Zorio e tante altre, una su tutte, quelle di Cunellis, che porta 12 cavalli in una galleria d'arte, l'Attico a Roma nel 1969. Certamente le sezioni esprimono un bisogno di trasformazione dell'opera, coinvolgendo lo spettatore sul piano dei sensi, arrivando a un nuovo modo di leggere lo spazio estetico, che diventa un luogo di relazione collettive, di comportamenti legati al desiderio di far vivere la vita sempre. La medesima figura dell'artista si libera dei concetti tradizionali legati alle tecniche, rifiuta il carattere specifico degli oggetti d'arte, si sottrae alle forme di comunicazione e di informazione ufficiale, gallerie, musei, editoria. Per il critico Germano Celan non si tratta quindi di produrre oggetti estetici, ma di sensibilizzare la collettività. Risulta evidente che il nuovo concetto di opera si definisce in uno spazio di relazione i cui confini racchiudono materie che si rinnovano continuamente. Il processo è importante per far sì che essa viva un equilibrio, l'opera. È anche importante che la ricerca di un'arte in divenire, nella quale convergono conoscenze e intuizioni, discipline e immaginazione, pratica manuale e tensione mentale. Questa, per Germano Celan, ma per quello che è il concetto della storia dell'arte contemporanea, è l'arte povera. Grazie. Grazie a te, caro Giovanni. Ci sentiamo tranquillamente il prossimo lunedì, va bene? Buona giornata a te, Sandro, e buona giornata a tutti, anzi, buona Epifania a tutti. Grazie. Allora, io chiudo la telefonata con Giovanni Cardone. Vi ringrazio per avermi ascoltato sino a questo momento e prima di congedarmi definitivamente vi voglio ricordare che se avete perso qualcheduno di questi programmi con il nuovo look li trovate tranquillamente in YouTube. Detto ciò, signore e signori, grazie per la cortese attenzione, nell'augurarvi buon pranzo mi congedo, bye bye and bye, ciao, buona giornata, buon pranzo, bye bye and bye.